Il Parco Nazionale della Maiella è stato riconosciuto come Geoparco Mondiale dell'UNESCO. La notizia è stata data ieri dal presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, intervenuto in occasione dell'evento organizzato dal Parco Nazionale della Maiella e del suo presidente Lucio Zazzara. Una giornata di festa all'Aurum ricca di eventi, ma anche di bilanci in cui si tirano le somme dei vari impegni. In questo periodo in cui c'è una crescita della domanda di accesso, di frequentazione, di turismo, e, diciamo, noi dobbiamo cogliere questa occasione per creare dei meccanismi di sviluppo, quindi per creare dei meccanismi che producono nuove economie e che danno alle aziende le condizioni migliori per potersi sviluppare o per rimanere o per rinascere in alcuni casi. Noi abbiamo avuto tante aziende che sono rinate, nel senso che hanno riaperto dopo aver chiuso in questi ultimi anni. Tavole rotonde, presentazioni e degustazioni, ma anche la musica è stata presente con l'orchestra da camera Fedele Fenaroli. Altra presenza gradita, Gabriele Cirilli, che ha voluto dare il suo contributo con due fiabe, Pierino il Lupo e un piccolo cuore marsicano. Andrea, scusa, non era stabilito, vieni qui. Io vi parlavo di Andrea Tenaglia, è lui. Sono io, è sono lui io. Che mi ha coinvolto, direttore artistico dell'Estate Frentana. Ha detto che sei un grandissimo direttore d'orchestra dell'Opera di Roma, eccetera, eccetera. E volevano sapere com'è nata questa idea. È nata dalla nostra grande passione e soprattutto dal nostro amore per l'Abruzzo. Abbiamo coinvolto un grande abruzzese. Glielo ho detto io di dirlo, sono detto, no, se la televisione. Che ha dimostrato una grandissima sensibilità per questo progetto. E io già lo conoscevo, però adesso gli ho cominciato a volere bene, perché ha intrapreso un grande percorso. Pure questo glielo ho detto io di dirlo. Ha intrapreso questo percorso con noi, adesso veramente lo abbiamo inglobato nella famiglia. E adesso ci rivedrete presto insieme. Sarà un nuovo strumento, il fagottino.